tutti pazzi, o meglio molti pazzi per il tango a Cagliari, la milonga, una delle specialità forse detta regina del tango, coppie diciamo anche di qualunque età, magari pochi giovani, però è un qualcosa di rilassante a quanto pare, magari da svolgere la sera. Ne parliamo insieme a due tra i maestri più conosciuti a Cagliari, sempre conosciuti a Cagliari del tango, assolutamente. Partiamo da lei, si ricorda il suo nome? Monica, sono Monica Spanu. Spanu ed è insegnante da 19 lunghi anni. 19 anni, sì, insegnamento. C'è una passione dei cagliaritani per il tango? Sì, sì, anche a Cagliari ha preso da tantissimi anni, diciamo che da un lato ha preso piede, dall'altro in ogni caso continua la sua, il suo cammino il tango nella città, nel senso che ci sono sempre nuovi ingressi. Più che rilassante direi che è un ballo che affascina, affascina per diversi motivi. Quali principali? Un bellissimo rapporto di coppia, cioè un maschile e femminile ben marcati, ma allo stesso tempo con rispetto, con una sensazione proprio di fare un qualcosa insieme, in armonia, quindi la ricerca di un ballo che unisce, un ballo che trova, può essere sia divertimento con un altro, complicità, e allo stesso tempo anche nuova conoscenza, può essere un ambiente di scambio, di apertura. Io lo trovo di apertura. Qual è l'identikit del cagliaritano e cagliaritana che vengono a fare tango? Ci sono diverse, tu prima hai detto più sulle persone grandi, diciamo che si sta aprendo il ventaglio dell'età. Il ventaglio dell'età nel senso che, a parte l'età media o un po' più grande, ci sono anche sempre più giovani che si stanno avvicinando al tango, quindi in ogni caso è un qualcosa che abbraccia diciamo un target abbastanza ampio. Un altro insegnante di tango, Gustavo Saia, da praticamente oltre 20 anni. 23 anni, 23. Praticamente, sì. I cagliaritani e le cagliaritane, quando si avvicinano al mondo del tango e si rivolgono a lei, che è un insegnante, un professore di tango, la stessa parola, che cosa le chiedono? Meglio, cosa le dicono? Noi vogliamo fare tango perché? Non esiste una domanda veramente perché, credo che molta gente lo vede ballare al tango e dopo si avvicina. E la prima domanda è quanto tempo li metti a imparare a ballare. E sinceramente tutta la vita. È una disciplina, quindi le metti molto impegno e molto lavoro. Sicuramente in 6 mesi iniziano a ballare, a sentire questa sensazione del tango. Il tango, lo che più appassiona a questa gente credo che è l'abbraccio chiuso, l'avvicinarsi, l'aspetto sociale, trovare nuova gente. Con l'aspetto dell'età credo che sta cambiando molto. Io da 2 anni che sono qua, sta cambiando molto, sta iniziando molto giovani a venire al tango. Prossimo anno sarà un progetto universitario, anche coinvolgiamo gente dell'università, dove la gente partecipa gratuitamente e gli diamo un posto dove ballare, iniziarlo a ballare. Il tango quindi può essere definito tra le sue infinite, tante varianti, il ballo antisolitudine? Sì, sì, sicuramente sì, è il che avvicina al cuore. Noi diciamo che si balla umbilico con umbilico, una forma di avvicinarsi, sentirsi protetto dentro di un abbraccio, no? Credo che l'abbraccio è un potere magico che abbiamo tutti i seri umani, che non lo stiamo sfruttando veramente come si deve fare, e il tango fa questo, sfruttare questo potere dell'abbraccio.